Buona domenica e bentornati al consueto appuntamento con le novità a fumetti della settimana. Cominciamo come sempre con la DC numero 53 per Batman, che contiene il numero 52 della serie originale di Batman, un lungo annual dedicato a Nightwing e una storia speciale di due facce tratta da DC House of Horror. E dato che è l'unica uscita DC, passiamo subito alla Marvel. Numero 17 per X-Men Blue, in cui si concludono finalmente le avventure dei giovani X-Men dislocati nel tempo. Dal prossimo numero comincia Extermination. Numero 17 anche per X-Men Oro, con tre episodi della serie X-Men Gold. Numero 51 per Wolverine, comincia finalmente il ritorno di Wolverine. Sono 5 numeri, ne parleremo molto più approfonditamente appena conclusa la saga in colazione a fumetti. Numero 8 per Venom, dove continua la saga Oversight, più 4 storie tratte dal primo annual dedicato al nostro simbionte preferito. Numero 6 per Hulk, comincia un nuovo ciclo che, considerati gli ospiti che contiene, sembra decisamente un filino meno horror. Numero 4 per Fantastici 4, in cui viene pubblicato il numero 4 della nuova serie dei Fantastici 4 scritta da Slott, più un altro episodio di Marvel 2 in 1. Numero 5 per la serie di Weapon X, con due minisaghe complete, e credo che il prossimo sarà l'ultimo volume. Un volumetto speciale per Domino, in cui inizia la sua serie regolare, scritta da Gail Simone e disegnata da David Baldeon. L'unico problema è che per essere un brossurato costa 12,90€, d'altronde esce solo in fumetteria e sono 136 pagine, comunque un po' caruccio. Passiamo alla Magic Press, che esiste ancora e non pubblica soltanto Hellboy. Un volumotto per Xerxes, la caduta della casa di Dario e l'ascesa di Alessandro, un volume che è una sorta di seguito, ma anche in un certo senso prologo, di 300. Stesso formato orizzontale, di questo ne parleremo a brevissimo. Passiamo ai manga. Numero 17 per Jojolion, una delle serie manga più longeve della storia moderna. Per quanto alcuni non apprezzino molto i disegni recenti di Araki, a me continua a piacere. Numero 9 per Nanae Kaoru, un numero piuttosto pallosetto, sinceramente. Chiudiamo con un fumetto di Junji Ito, terzo e conclusivo numero per Lo Squalificato, tratto dal romanzo di Osamu Danzai. Non è il tipico fumetto di Ito, ma ci mette del suo. Va bene, direi che con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio di aver seguito il video, vi chiedo di lasciare un commento, fatemi sapere cosa avete letto questa settimana e noi ci vediamo domani con colazione a fumetti.